Bene, il posto migliore si è scelto. Ciao ragazzuoli belli e benvenuti in questo nuovo video. Come stanno i miei capelli? Malissimo, vero? Il fatto è che ieri ho tenuto le trecce tutto il giorno, poi ho sciolto le trecce per dormire, quindi si sono appiattiti e questo è il risultato tremendo, ma oggi fortunatamente li lavo. Detto questo, come state? Spero bene, io diciamo che me la cavo. Il video di oggi, come avrete letto dal titolo, è una TBR, dovrebbe leggersi così, ovvero una tipologia di video che io non ho mai fatto e voi vi chiederete perché la stai facendo adesso? Non lo so, ragazzi. È uno di quei video che ho sempre visto in giro e che mi sono sempre detta, ah, carini, però non è per me, perché ho sempre pensato di non poter rispettare queste TBR, ovvero queste liste di libri da leggere in un determinato periodo. Però, siccome ultimamente ho veramente tanta voglia di leggere libri, forse per me leggerei tantissimo, non soltanto libri, anche fumetti, manga, eccetera, mi sono detta: tanto vale fare questa tipologia di video perché così almeno mi stilo una lista e tento di rispettarla. Altrimenti non lo so, sono nella fase vorace in cui divorerei tutto senza una logica e quindi non lo so. Vorrei mettere ordine prima di tutto nella mia testa per dirmi le cose che vorrei leggere ultimamente. Si è capito questo discorso? Probabilmente no. Va bene, ma va bene così. Prima di passare al video, però, come sempre, vi ricordo che se volete potete sostenere il mio canale e i miei capelli iscrivendovi, cliccando il tastino qui sotto, lasciandomi un mi piace, un commentino, perché no, magari seguendomi anche su Instagram, dove mi trovate come marti_now. Oggi vi ricordo poi anche questa bellissima felpa, cioè si vede, è biscotto, che poi in realtà biscotto vero è qui dietro, però vabbè, questa felpa che fa parte del mio merchandising che trovate su... Che cosa è successo? Il mio cane si è mosso all'improvviso. Capisco! Dicevo, questa felpa fa parte del mio merchandising, la trovate sul sito di Bye Bye Birds, è tutto linkato qui sotto, sito, codici sconto, eccetera, eccetera. Vi avevo promesso che ve l'avrei fatta vedere, indossata, ed eccola qui. Io ce l'ho nella versione bianca, ma c'è anche nella versione nera, nonché ci sono anche altre felpe con altre stampe. E poi, dato che ci sono, visto che è tantissimo che non lo faccio, vi ricordo che attivo su Pumpling Italia il mio codice sconto. Questa cosa fa molto paura al mio cane. E quando racconto. Pisco tranquillo, non ti fanno niente i vetri. Non ti fanno niente. Dicevo, visto che è un po' che non ve lo ricordo, è attivo su Pampling Italia il mio codice sconto Martina del 15%. E su Pampling potete trovare felpe, magliette, gadget, nerd, insomma, con tutte quelle stampe che piacciono tantissimo a me. E niente, c'è il mio codice sconto, anche questo lo trovate qui sotto insieme a tutti i link. Detto questo, direi di passare finalmente al video perché, ragazzi, questa è una TBR folle. Folle, 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 perché veramente ho voglia di leggere un sacco di cose, cioè in realtà io avrei voluto mettere anche altri libri, però mi sono resa conto che devo darmi una regolata, anche perché non è che mi sono data una scadenza, non mi sono detta da leggere entro, però da leggere prossimamente, il che significa nel prossimo mese, 2 mesi, insomma, anche se probabilmente li leggerò molto meno, perché molti sono manga che si leggono facilmente. Vabbè, in ogni caso, cosa voglio leggere nei prossimi tempi? Nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, un po' di cose, direi di partire totalmente a caso, ve li faccio vedere così, ok? Il primo che vorrei leggere, che in realtà è un fumetto di cui è uscito da poco il secondo volume, questo è il primo, che mi è stato gentilmente inviato dalla Oscar Volt, non so bene esattamente quanto tempo fa. In ogni caso è questo qui che si chiama Heartstopper, due ragazzi si incontrano. Di Alice Oseman è, e niente, è un fumetto e praticamente parla di questa storia di questi due ragazzi che penso poi alla fine sì, probabilmente si innamorano, cioè sta scritto dietro, non è che è tanto difficile. E niente, non lo so, l'ho visto dappertutto su Instagram, ho visto appunto che è uscito anche il secondo volume, non lo so, mi piace un sacco, mi piace la scelta della palette qui sulla copertina e anche questo rosa salmone qui sulla costina, insomma, sulle pagine. La Oscar Volt fa sempre dei lavori eccezionali e vorrei proprio leggerlo questo fumetto e poi comprare il secondo. Quindi niente, la prima cosa che vorrei leggere è proprio questo qui. Poi, un'altra cosa che mi piacerebbe leggere in questo periodo, che in realtà ho già iniziucchiato, ormai conio le parole,
Un po' di tempo fa non ho più portato avanti, ma vabbè, vorrei leggere. Che vi dovrei aver già fatto vedere in qualche video, se non mi sbaglio, degli ultimi acquisti, cose che mi sono arrivate. Dato che siamo in tema Oscar Volta, ve la faccio vedere. Ed è questa qui di Carrie Maniscalco. Cerchiamo di metterli in ordine. Questo è il terzo, questo è il primo, questo è il secondo. E questo, se non mi sbaglio, è tipo un libricino extra che continua gli avvenimenti del terzo, del secondo, del primo. Non lo so, me l'avete detto, ma non l'ho capito. Io leggerò prima questi e poi questo qui. E niente, io ho iniziato già da Sulle tracce di Jack lo Squartatore, poi il secondo è Alla ricerca del principe Dracula e il terzo è In fuga da Houdini. In realtà di questi libri ho sentito parlare in maniera abbastanza divergente. Ci sono persone che dicono che sono molto belli, altre che dicono che sulla fine si perde. Io non so sinceramente molto bene di cosa parla. Ho appunto iniziato soltanto il primo, ma avrò letto qualcosa come 50 pagine e per ora sta soltanto parlando di questa ragazza che fa esperimenti anatomici con lo zio, solo di questo, e poi va a lezione, vabbè, insomma, cose molto 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 vaghe. Quindi non so dirvi, penso che comunque lei sia la protagonista e non lo so, il motivo per cui voglio leggerli è perché secondo me fanno molto tema Halloween, out. No, io in questo periodo amo tantissimo, cioè in realtà a me piacciono sempre in generale le storie dalle tinte un po' dark e poi in questo periodo, non lo so, mi sale proprio tutto il this is Halloween e dark horror, gothic, vabbè. Questo qua, insomma, mi piacerebbe leggerlo e quindi ce l'ho proprio nella TBR con il libricino extra e via. Poi, a sto punto finiamo con i libri e poi passiamo ai manga, che sono veramente tanti, cioè sono più manga che libri, dico la verità. Un altro libro che mi piacerebbe leggere in questo periodo, che mi è arrivato veramente da pochissimo, edito da Edizioni Io, è un libro di Matt Haig ed è La biblioteca di mezzanotte. Allora, anche questo, come potete vedere, l'ho iniziato, cioè, ma in realtà ieri sera semplicemente ero lì, prima di andare a dormire mi sono detta fammi leggere un paio di paginette, giusto per capire di cosa parla, ma ne ho lette veramente 10, cioè una cosa tipo, pagina 13 mi sono fermata, quindi figuriamoci. E mi sembrava interessante perché anzitutto Matt Haig mi piace molto come scrittore, Vita su un pianeta nervoso mi è piaciuto parecchio, così come mi è piaciuto anche, non mi ricordo il nome, ecco, Ragioni per continuare a vivere. Quindi mi sembrava bello e piacevole poter leggere un altro suo libro, questo dovrebbe essere proprio un romanzo e come sempre secondo me ci stupirà tantissimo, è un autore che merita e quindi niente, poi ve lo farò sapere, in ogni caso questa è La biblioteca di mezzanotte. Ok, altri tre libri, poi abbiamo una caterva di manga, questo è un libro di cui sono veramente tanto curiosa, scusate, ve l'ho messo al contrario, è il nuovo libro di Christopher Paolini, ovvero lo scrittore di Eragon, ed è Dormire in un mare di stelle. Anche qui l'ho iniziato, voi direte, inizi tutto, per questo motivo sto facendo questa TBR, perché fosse per me inizierei 12 libri in contemporanea e poi non ne concludo neanche uno, quindi sto mettendo in ordine le idee di modo tale da almeno poter concludere qualcosa di tutti questi libri che mi piacerebbe leggere. Questo l'ho letto, cioè ho letto tipo fino a pagina 60 e è un libro particolare. Allora, parla di fantasy, ma più che fantasy è un fantascientifico, ecco, ambientato nello spazio, perché sostanzialmente nel mondo creato da Christopher Paolini gli uomini sono andati nello spazio, stanno scoprendo nuovi pianeti e io praticamente mi sono fermata proprio al prologo, quello che sta scritto qui sulla costina, quindi non è spoiler, in cui la protagonista rileva delle forme aliene, di vita aliene, in un pianeta che sta esplorando. È un libro che mi sembra veramente interessante, l'incipit è veramente interessante e non lo so, mi piace molto il tema scientifico, astronavi, fantascienza, tutte queste cose qui che mi appassionano da sempre, l'astronomia in particolare è una delle mie grandi passioni e quindi mi piaceva appunto l'idea di poter leggere un libro di questo calibro. Io non ho letto Eragon, oddio adesso mi picchiate, non l'ho letto Eragon, quindi non so come Christopher Paolini, ma in realtà quando ve l'ho fatto vedere su Instagram mi avete detto speriamo che non rovini il finale, anche qui io non so se il finale di Eragon è rovinato, oddio mio, ho un buco grosso quanto una casa che non ho letto Eragon, ma vabbè. In ogni caso questo è Dormire in un mare di stelle, la copertina è meravigliosa, questo è il primo volume, c'è anche un secondo volume che dovrebbe essere uscito già per la Rizzoli, che mi ha gentilmente inviato anche questo
libro. Il secondo volume non ce l'ho ancora, però prima voglio leggere il primo per sapere se vale la pena poi prendere il secondo. Poi, altri due libri. Questa volta libri che ho già letto, di cui vorrei fare una rilettura, perché, non so, secondo me in questo periodo della mia vita sono proprio... E voi direte, ma scusami Martina, in questo periodo della tua vita ti piacciono i manga? Ti piace la fantascienza? Ti piace l'horror e ti piacciono anche due libri d'amore? Sì, esattamente. Il primo che vorrei leggere è Cime tempestose di Emily Bronte. Questo libro l'ho letto qualcosa come 8 anni fa. No, un sacco di tempo fa. Mi piacerebbe rileggerlo, ve lo dico proprio palese, perché ultimamente ho letto diverse citazioni da questo libro su Instagram e quindi mi sono detta, caspita, che belle citazioni, descrivono proprio appieno come mi sento e quindi vorrei rileggerlo. Tutto qua. E ho preso Cime tempestose. Io ce l'ho in questa edizione vecchissima che ho trovato in un mercatino dell'usato, pagata a 2 euro, non lo so, anche le pagine gialle, fa molto vintage e niente, questo qua. Infine Shakespeare, Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta. Questo è uno dei miei libri preferiti, nel senso che ogni tot tempo, ciclicamente, lo rileggo, è tutto sottolineato, è pieno di cose tipo questo, che non so neanche cos'è, che mi ricordano appunto i segni, le parti più belle. Romeo e Giulietta è una storia che mi è sempre piaciuta e è banale, lo so, però sono una grande fan di questa storia. Shakespeare di per sé non mi fa impazzire, non mi uccidete. A parte l'Amleto, che mi è piaciuto tantissimo, Shakespeare di per sé non è uno di quegli scrittori che mi piace tantissimo leggere, ma Romeo e Giulietta in particolare mi piace un sacco e poi lo voglio rileggere anche in previsione del mio prossimo trasferimento a Verona. Forse non avrei dovuto dirlo perché ancora non sono sicura, però sono entrata nel mood Verona, nuova casa, oh mio Dio, e quindi non è ancora sicuro, però io intanto non lo so perché voglio entrare nel mood anche rileggendomi Romeo e Giulietta. Visto che siamo in tema Romeo e Giulietta, non potevo non ripescare dalla mia libreria manga il manga che si chiama Romeo X Juliet, che è praticamente una storia molto romanzata e fantascientifica della storia shakespeariana. In realtà questi manga sono tratti dall'anime, cioè sono la trascrizione dell'anime in fumetti. Mi piacerebbe rivedere anche l'anime, però per il momento mi fermo ai manga. Questo dovrebbe essere il primo e questo dovrebbe essere il secondo. Li ho comprati anche questi un sacco di tempo fa. E niente, insomma, dato che sono in tema Romeo e Giulietta, mi piacerebbe rileggere anche questi due manga, che sono solo due, quindi è veloce. Poi, sempre a sottolineare l'amore per la fantascienza e l'astronomia che mi pervade ultimamente, mi piacerebbe continuare a leggere il manga di Uchiho Kyudai. Allora, in realtà io questo manga ce l'ho da un sacco di tempo. Avevo i primi 16 volumi da tipo 10 anni, non lo so, li ho comprati un sacco di tempo fa. Poi ultimamente, più o meno alla fine dell'estate, non mi ricordo, vabbè, in ogni caso ho comprato dal 17 al 26, questo è il 26, mi mancano quelli dal 27 al 35, che sono gli ultimi usciti, ancora in corso, però io voglio recuperare questi che mi mancano. E quindi niente, vi metto qui il 26, vi faccio vedere qui il 26 per ricordare a me stessa che devo comprare gli altri volumi e continuare. Questo l'ho letto, mi mancano quelli che non sono qui, i volumi che non ho in questo momento. È un manga che secondo me parla di volontà, tanta forza di volontà, parla di audacia in certi casi e parla anche ovviamente di raggiungimento dei propri obiettivi se ci si impegna veramente al massimo. È un manga che dà comunque un sacco di carica e che mi piace molto per il momento, ecco, l'ho apprezzato veramente tanto, ma lo sapevo perché all'epoca, quando ero tanto fan dei manga, tipo 10 anni fa, era uno dei miei manga preferiti. Poi, prima di farvi vedere questi 27 volumi che ho qui, che sono tutti parte di una stessa saga, vi faccio vedere un altro manga che mi piacerebbe leggere, che mi è stato inviato ultimamente, ma tipo ieri, l'altro ieri, dalla J-Pop, con cui ho iniziato a collaborare, io ho tipo gli occhi a cuoricino. È questo manga qui che si chiama Fatti Forza Nakamura, e c'è scritto Come sopravvivere a un amore a senso unico. Io non lo conosco minimamente, non so di cosa parla, però sembra carino, insomma, sono quei manga che, secondo me si leggono con poco. Poi se non mi sbaglio dovrebbe essere autoconclusivo, magari ho detto una cavolata e non lo è, però non c'è scritto uno, non c'è il numero del volume, quindi, in ogni caso lo voglio leggere proprio per capire di che storia si tratta, anche perché i manga si leggono con pochissimo, quindi ok.
infine vi faccio vedere questi, che sono 27 manga di uno stesso manga che voglio proprio leggere tantissimo ultimamente. Questi sono i primi 12 e i primi 13, e qua c'ho dal 14 al 27, fidatevi sulla parola, anzi vabbè, ve li faccio vedere, tanto ormai li ho presi. Sto parlando di Full Metal Alchemist, l'alchimista d'acciaio. Ve l'ho fatto vedere su Instagram, in realtà qui sono un po', sto un po' barando perché ne ho già letti tipo 12, dovrei leggere il 13, sto leggendo questo, ecco appunto. È un manga che ho nella mia libreria da tantissimo, anche questo veramente l'ho comprato un sacco di tempo fa, eppure il mio rapporto con questo manga è molto altalenante, nel senso che l'ho iniziato qualcosa come 4 volte, ma così come ho iniziato un sacco di volte l'anime, ma non l'ho mai concluso, non ho mai capito come finisce questo manga, non so come si conclude la storia dei fratelli Elric, e vorrei finalmente colmare questa mia lacuna. Ultimamente, non so se avete notato, anche magari seguendomi su Instagram, sono un po' nel periodo anime manga, quindi mi sto buttando tantissimo in queste storie e spero che Fullmetal Alchemist appunto mi aiuti a rientrare pian piano in questo mondo di manga che ho un po' abbandonato con il tempo. Vi devo dire la verità, in realtà all'interno di questo video doveva esserci anche un altro manga che vorrei leggere, però l'ho comprato e non mi è ancora arrivato. Però anche qui, se mi seguite su Instagram, sapete di che manga sto parlando, perché ho visto ultimamente l'anime e me ne sono totalmente innamorata, quindi ho deciso di comprarmi il manga e penso che a breve, insomma, quando arriverà, vi farò un bel unboxing, perché sono un sacco di volumi e li ho comprati tutti. Sì, mamma mia, va bene. E niente, detto questo, io vi mando un bacione enorme, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, vado a rileggermi Full Metal Alchemist perché sarà proprio da qui che inizierò, perché lo voglio finire, insomma ormai sono al 13° volume. E nulla, spero di portare a compimento questa mia TBR e spero di non incominciare altri libri in questo periodo, perché veramente ho proprio una fame vorace di storie, quindi sostanzialmente mi comincio tutto, tutto, tutto e poi non porto a compimento niente. Invece no, voglio farlo. E niente, vi ricordo i link qui sotto per il mio merchandising, per avere questa felpa bellissima di Bisco e tante altre cose carine carine. E basta, basta. Vi mando un bacione enorme, perdonatemi i capelli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!